Allora, questa versione è con i pirati, esclusivamente con i pirati. Saltiamo la storia. Tutorial. Un attimino però. Allora, un attimino. Quale scelgo? Allora. Ma già la musica è tolta. Un attimino qua. Ok. Allora facciamo sta ruota pure. Non so che cos'è, però vabbè. Wow. Eccolo. Ok, classico. Eppure chiuso. No, devo raggiungere il livello 10. Pacchetti, sono di pacchetti. Stavo facendo il tutorial, quindi andiamo a farlo subito. Qua ce n'è un bel po' di livelli, a quanto vedo. È inutile guardare tutto perché questa cosa è per andare proprio. Allora, mamma mia, lontano. Oddio, che difficile. Abbiamo fatto. Sì. Resistente, o al minimo gli doveva affondare. Oddio, mi sto ammazzando. Ok. Cioè, questo è un po' più difficile, questo con i pirati mi sembra un po' più difficile. No, pure quello. Sia mai. Guardalo.
queste però. Si è buttato proprio così. Non c'è neanche pubblicità, si può dire. Oddio. Ah, pure. Ma guarda la mia ricetta, e stavolta ora ripartiamo. Questo qua intanto mi fa distruggere.
Il corvo, quello che è. Questo è il gioco, no, io non voglio rifarlo. Cioè, mi fa riprovare. Aspetta un attimo. Eh sì, pare che mi fa riprovare. Sono arrivato a livello 9, dove ci sono queste brutte barche, quindi va potenziato, solite cose, allo shop che è qua sotto. Vediamo che c'è. Ah, ok, niente, questa devo potenziare quella, visto se tocco il lucchetto, se non potenzio prima quella al massimo non posso fare le altre. Vabbè, giusto, dai, ci sta. Questo per comprarle, ovviamente no. Quindi poi c'è il casco, poi c'è diciamo le protezioni, le armi extra qua. Questa qua è la pioggia di frecce, la seconda. La prima è per riparare addirittura, ma penso che è una cosa non infinita, ovviamente. Poi vabbè, ci sono vari tipi, bombe, pietre, frecce infuocate, fulmine. Ecco. Onda, poi pieno di fulmine, bombe. Allora, per il castello è questo qua, tower, per potenziarlo. Poi non so cosa altro si può. Sicuramente poi non ci sono solo queste 5 potenziamenti della torre. Però, e questo è il gioco.